pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Ron DeSantis si è candidato su Twitter, il governatore della Florida, repubblicano con idee trumpiste, contrario alla mascherina e durante l'emergenza sanitaria e ostile all'ideologia woke, ma senza lo stile trumpiano, ha annunciato poche ore fa, a mezzanotte ora italiana, la sua candidatura ufficiale alle primarie del GOP, il Grand Old Party. Un annuncio atteso da mesi, arrivato su Twitter Spaces, la piattaforma di audio chat di Twitter, con un interlocutore d'eccezione, Elon Musk. I due sono stati moderati da David Sachs, imprenditore, consigliere di Musk e sostenitore di DeSantis. Elon Musk non ha ancora deciso se sosterrà DeSantis, ma intanto questa chiacchierata è molto significativa. Il capo di Tesla, Starlink e Twitter in passato ha votato democratico, ma da tempo ha assunto posizioni aggressivamente repubblicane. I soldi e la visibilità di Musk potrebbero essere molto utili al governatore della Florida, che intanto ha già raccolto 200 milioni di dollari per provare a battere Trump. Impresa che comunque è assai complicata. Secondo un sondaggio di CBS News, il 58% degli elettori repubblicani voterebbe ancora a Trump alle primarie contro DeSantis, fermo al 22%. Gli altri competitor arrivano al massimo al 5%, a partire da Mike Pence, che peraltro è stato vicepresidente degli Stati Uniti con Trump. Donald Trump pochi giorni fa è stato condannato a New York per abuso sessuale, non per stupro, la differenza è legalmente sensibile, e dovrà risarcire la vittima, la scrittrice E. Jean Carroll, con 5 milioni di dollari, di cui 2 milioni per l'abuso e 3 milioni per l'accusa di diffamazione. Poco più di un mese fa invece è stato incriminato per il caso Stormy Daniels, accusato di aver pagato la pornostar in nero con una somma di 130.000 dollari per comprare il suo silenzio sui rapporti fra lei e Trump risalenti al 2010, quando Trump non era ancora avviato alla carriera politica. Eppure, nonostante questo, l'elettorato repubblicano non sembra muoversi di un centimetro e rimane tuttora con Trump. E i futuri processi potrebbero semmai trasformarlo in una vittima del sistema, una tesi che piace molto a certi ambienti di destra negli Stati Uniti. Comunque, la mossa di candidarsi su Twitter ha funzionato perché DeSantis, che sembra avere la stessa rabbia di Trump senza scatenare assalti al Campidoglio, si è conquistato tutti i titoli dei giornali americani e non solo. Con un semplice annuncio di candidatura, magari con un classico comizio, non avrebbe catturato la stessa attenzione mediatica. C'è da dire però, come ha osservato Chris Cuomo, che Twitter non sono gli Stati Uniti e non va scambiato per l'interfaccia del popolo. Non si parla alla nazione, a tutta la nazione, usando la piattaforma di Elon Musk, che peraltro è diventato un posto sufficientemente tossico. DeSantis ha soldi, giovinezza è del 1978, mentre Trump è del 1946, e il sostegno dei moderati del GOP, ma potrebbe non bastare. L'ex presidente degli Stati Uniti ha sempre qualcosa in più.